kind of grumpy like a hot cross bun. I step out in the breeze, feel the morning sun. I head out to the park to have some fun. Let's go to the park. Let's go to the park. Let's go to the park. Go down the slide and down, 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 down. Let's go to the park. Let's go to the park. Let's go to the park. Oh yeah. Let's go to the park. Let's go to the park. Let's go to the park. Go down the slide and down, 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 down. Let's go to the park. Let's go to the park. Let's go to the park. Oh yeah. When I'm feeling crazy, bouncing off the walls, I've got so much energy, this room is just too small. I throw on my shoes, I give my friends a call. Hey, meet me at the place where we can really have a ball. Here we go. Siamo qui oggi a Forno Canavese per il secondo memorial Mauro e Giuseppe Rostagno. Siamo qui col presidente del GS Forno, che è la società organizzatrice del torneo. Ciao Mauro, cosa vuoi dirci di questa giornata? Ciao Diana, innanzitutto benvenuti, benvenuta. Per me oggi è una giornata importante perché per me e per noi, per tutto il mio staff, organizziamo, portiamo a termine questo torneo che è una o due giorni, che inizia oggi e sta proseguendo in modo magnifico. La giornata ci rende omaggio, i bimbi sono tanti, le società partecipanti sono parecchie, insomma tutto sta andando alla perfezione. Direi che questo merito non mio sicuramente, ma di un grande staff che ho dietro, di tanti aiuti. Siamo più di 50 persone che oggi si sono date anima a corpo perché questi ragazzi con i loro genitori passassero con noi una bellissima giornata. Sono veramente felice. Una società, il GS Forno, impegnata in un settore giovanile di bambini per far crescere appunto sia la società che questo sport. Ma ti dirò, quando mi sono messo in questo progetto, che da presidente è proprio un anno adesso che faccio il mio primo compleanno, la cosa più bella che ci tenevo è riportare a Forno i bimbi a giocare, perché ultimamente era venuto a mancare questo. Naturalmente con l'obiettivo di portare la mia prima squadra più avanti possibile, perché comunque è una soddisfazione, ma i bambini veramente stanno crescendo di mese in mese, si può dire, perché ci sono sempre nuovi aggiunti di bambini. Siamo oltre 50 e quest'anno faremo numeri naturalmente ancora maggiori, sempre nel rispetto delle regole, sempre nella voglia di giocare tutti e a prescindere dal risultato. Questo per me è l'ultimo delle cose, il risultato della partita. Una società che non ha solo i bambini, ma che ha anche una prima squadra e altre squadre. Sì, come ti dicevo, la prima squadra, che è quella che poi ci rappresenta i colori quando andiamo a giocare in giro, facciamo una terza categoria. Quest'anno avremmo tentato di andare ai playoff, per una manciata di punti non ci siamo riusciti, e questo è il nostro nuovo obiettivo che ci prefissiamo per la prossima stagione, e speriamo che sia la volta giusta. Secondo memorial in ricordo di tuo papà, Marta, e di tuo zio, lo stesso campo sportivo è intitolato a tuo papà. Cosa si prova a essere qui oggi? Ma indubbiamente per me è una grande emozione, secondo memorial che facciamo in accordo con mio cugino dopo che è mancato anche mio zio Mauro, e i nostri figli giocano qui, quindi è doppiamente un onore. E niente, è sempre una bella emozione ricordarli, perché tutti e due erano molto sportivi, molto amanti del calcio soprattutto, e quindi noi cerchiamo comunque di dare il nostro contributo e di vivere una giornata bellissima come anche quest'anno. Daniele Grosso, direttore sportivo della scuola calcio del GS Forno, cosa ci puoi raccontare di questa bellissima realtà? Allora, noi siamo molto soddisfatti perché abbiamo ripreso questa realtà 3 anni fa. Siamo ripartiti con una squadra sola. Lo scorso anno avevamo 2 squadre, quest'anno siamo arrivati a 4 e speriamo sempre di andare a migliorarci. Io volevo ringraziare innanzitutto tutti i mister e tutti i dirigenti che quest'anno ci hanno dato una mano, perché non sembra, ma c'è tanto lavoro dietro una scuola calcio e i bambini sono impegnativi, gli allenamenti, le partite, i vari tornei in giro che abbiamo fatto, e quindi devo dire grazie soprattutto a Desiree, che è la nostra mister femmina,
che si è messa in gioco quest'anno con la categoria dei piccoli amici, quindi 2016-2017. Volevo ringraziare Nicolo Perardi insieme a Livio e Luca, che sono stati i dirigenti che l'hanno supportato quest'anno per la categoria Primi Calci 2015. Volevo ringraziare Lorenzo e Federico, che sono stati i mister dei Primi Calci 2014, e Lorenzo Di Pietro, che è stato un po' il nostro asso nella manica, che ci ha dato una mano in tutto e per tutto, oltre che essere stato l'allenatore dei Pulcini Misti. E volevo ringraziare anche Emanuele Azzinari, che ci ha dato una grossa mano con i nostri piccoli portierini. È stato fantastico insieme a tutto il team. Il prossimo anno avremo una figura in più che farà da direttore sportivo generale, che è l'ex mister della prima squadra, Flavio Perardi, che sicuramente ci darà una grossissima mano, e speriamo di continuare a fare bene e di aumentare ulteriormente i nostri numeri. Appunto, per aumentare ulteriormente i vostri numeri, se ci fosse qualche bambino che vuole iscriversi al GS Forno, cosa deve fare? Allora, può seguirci innanzitutto sui nostri canali social, sulla pagina Facebook GS Forno e sulla pagina Instagram ASD GS Forno, che sono i nostri canali social principali, dove possono contattarci direttamente lì. Se no, possono contattare direttamente il presidente Mauro Turigliatto o me, Grosso Daniele, trovano tutti i numeri utili sulle pagine ufficiali dei social, o se no presentarsi da settembre, il martedì o il giovedì, con orario 17:30 in avanti, qua al campo sportivo del GS Forno, per chiedere le informazioni, daremo tutto il necessario. Desiree, una mister donna, l'unica mister donna del GS Forno, tu alleni i piccoli amici? Del 2016, esatto, sì. Quest'anno è stato il primo anno per me, sono a dire la verità onorata e ormai mi sono affezionata tantissimo a questi bimbi. Ne ho pochi, infatti spero che il prossimo anno sia un po' più grande il numero dei bimbi e spero di continuare per qualche anno almeno. Cosa si prova ad allenare queste promesse del futuro? È un impegno, perché ti tiene impegnato durante la settimana e spesso durante il fine settimana, però io arrivo a casa felice e arrivo qua che ho sempre voglia di insegnare a loro, di fare meglio, e loro insegnano anche tanto a me. Prossimo anno quindi si continuerà? Esatto, spero proprio di sì, spero appunto di avere più bimbi e di avere l'esperienza adatta per poterli accompagnare in questa esperienza. Bimbi o anche bimbe? Solo bimbi, per il momento sì, ha provato solo una bimba ma poi ha detto no, non fa per me, però se dovessero arrivare, perché no? Quindi se ci sono delle bambine possono venire anche loro? Certo. Sì, assolutamente sì. Andrea Bima, nuovo mister della prima squadra del GS Forno. Sì, per me è un ritorno in realtà, perché già nel 2013 ero qua e quest'anno abbiamo deciso come società, perché ero qui a fare il dirigente negli ultimi 3 anni, di fare un rimescolamento. Più che deciso come società, l'ha deciso l'ex mister Flavio Perardi, perché si è voluto togliere l'impegno costante dell'allenare una squadra di adulti, e quindi ci dà comunque una mano in società per prima squadra, ma soprattutto per il settore giovanile. Prima squadra il prossimo anno? E prima squadra partiamo con praticamente lo stesso gruppo dell'anno scorso, perché per il momento nessuno ci ha lasciati e quindi il gruppo è ben saldo da questo punto di vista, sono ragazzi che si trovano bene insieme e sono ben contenti di rimanere. Propositi per l'anno venturo? Il proposito è sempre di fare meglio, ogni anno cerchiamo di fare meglio di quello precedente, poi quello che viene, viene. Meglio riusciamo a fare e meglio è per tutti. Vuoi ringraziare qualcuno, Mauro? Ebbene sì, non ho fatto nessun nome perché ho paura di dimenticare qualcuno, ma una persona in particolare devo ringraziare ed è Daniele Grosso, che è l'artefice e l'anima, ci ha messo tutto l'impegno possibile, ha curato i minimi particolari veramente maniacali perché questo torneo avesse questo risultato, ed è il merito esclusivamente a lui. Naturalmente oltre a lui ci sono anche altre persone che hanno contribuito, c'è l'amministrazione di Forno, il comune, che ci dà una mano in tutto e per tutto e ne siamo veramente grati, tutte le società che hanno partecipato, perché senza di loro, senza i bimbi non avremmo potuto farlo,
e mi ripeto, il mondo di aiuti che abbiamo dietro sono tantissime persone che veramente da stamattina e nei giorni passati, nella settimana passata, hanno aiutato a fare questo torneo. E l'ossatura fondamentale di una società sportiva sono gli sponsor. Gli sponsor ci aiutano ad andare avanti, a sostenere le spese, e gran parte sono qua sul campo, altri sono sulle maglie, comunque tutti hanno un ruolo, tutti hanno un'identità e non ci fanno mai mancare il loro supporto, e su questo veramente io li ringrazio di cuore per quello che fanno per noi. Let's go to the park.